Buongiorno ragazzini. Buongiorno. Qua cosa si prepara? Dei biscotti di pasta frolla. Dei biscottini di pasta frolla, guardate. La crostata di fragole. Gnammi gnammi. E qui invece sono dei biscottini, hai detto? Sì. Biscottini con le fragole? No. E la panna? Niente. No. Oh. Sono biscottini semplici questi. Oh. Aspettate ragazzi che c'ho l'obiettivo un po' sperchine. Niente, oggi è una bella domenica. Immagino. Fuori fa caldo. Oggi ho portato il muletto. Vi farò vedere le fotografie poi. Anzi no, adesso foto. E come le avete viste le foto? Sono un grandissimo autista di muletti. Sono un carrellista. Wow. Buon appetito. Buon appetito ragazzi. Guardate dopo lì. Niente. Cosa c'è là in lontananza? La crostata di fragole. Wow, vabbè, dopo lo vedremo da vicino. Mm-hmm. Beh, stiamo avendo giletti. Per come si dice? Per far felice il nostro Daniele Nesensi. E per tradizione. E per tradizione, Daniele. È come il presepe a Natale. Ormai è diventato. Un'abitudine. Non ci starà giletti che fa amare. Sentiremo Radio Padania. No. Beh, buon appetito ragazzi. Buon appetito. Ah ragazzi, dimenticavo, vi ho fatto vedere i nostri bicchieri. Questi sono di una nota. Il bicchiere della domenica sarà. Di una nota marca. Aspetta. Di un aperitivo. Ah, dopo ragazzi, dopo. Ragazzini, e siamo arrivati al Don. Cia. Ah, guardate. Foto, su foto, cose foto, fragole. Foto. Una foto tie. Foto tie. C'è me, tu ti piaci così. Andiamo. Voglio fare lo scorreggino. Posso fare? No. Da me è simpatico, è carino. No, è... siamo a tavola, no. E se io mi alzassi dalla tavola? Te ne andresti in bagno, sì. No, non c'è gusto scorreggiare nel bagno. È meglio vedere le espressioni della gente. Che nasone che c'è questa ciupi. Guarda quanto è giù. Ma quanto è giù. Alza la zampina. Come alza la zampina, guardate. Abbassa. Alza quest'altra. Alza. Wow. Vabbè, dobbiamo solamente passare il tempo a fare le foto? No. Ora possiamo assaggiare. Ora assaggiamo anche. Madonna mia. Allora ragazzi, la crostata ha avuto delle effetti un po' più particolari. Calda. È tiepida ancora, sì. Dovevamo aspettare, però non eravamo ancora pronti per... Cioè, buona, assaggia. Ah, dopo vediamo. Vediamo. Aspetta, se si prende. E io. Wow. La tua tiepidina ancora. E mangia la fragola, no? Vabbè.
Va. Guardate, guardate quanto è bella, vedete quanto è bella. Wow. Che è con la faccia? Niente, stiamo andando dai nostri amici Giuseppe Piero a farci un gelato. Come guardate, come vedete, come sentite, come è nuovo. È una splendida giornata oggi. Sole, campagna, mare. Mare. Per te è ancora presto, perché c'è a mare, no? Per me si andrà l'ultima settimana d'agosto. Sì, lascia fare a te voi. È così. No, vedi là, vedi? Sorpasso nel sorpasso. Azzardatissimo. Vabbè. E niente, abbiamo finito di mangiare. Oggi poi siamo andati a fare la papagna, la penichella. La fietta. La? La fietta, tegna. Tegna. La fietta! Vabbè, abbiamo un purgatorio davanti, eh! Purgatorio! Sorpasso? No! No, sta venendo un'altra macchina! La papagno! Sta venendo le macchine, sì, di fronte! L'ho visto. Detto questo! Vediamo che ci sono! Guarda la giornata, guardate! 20 gradi! 20 gradi! Ho visto un video di Ettore, che lui, credo che sia lui, stava a Las Vegas. Yeah. E la cartolina che abbiamo avuto l'eruzione del vulcano lì, lui l'ha ripresa. Wow. E ha scritto proprio come la cartolina che abbiamo a casa. Ma deve dire quel video. Sì, sì. Sì, sì. È bello. Ma che sei, un gioco di luci nella fontana? No, è proprio una fiamma. È proprio un'erozione. Un'erozione di fuoco. La giornata del cuore. Tanto che ha fatto il sorpasso, lo sta facendo. Madonna. Sì, effettivamente era un po' lentuccio, ragazzi. Un po' troppo lentuccio. Un po' troppo assai lento. Un po' troppo lentuccio. Un po' troppo poco. La voce si vede tu. Ragazzini, buonasera. Ciao. Aspetta che sta la musica, infatti, che parliamo, parliamo, bla 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 bla. Allora, stasera ragazzi, ci troviamo in una fatidica pizzeria che si chiama... Mangiami tutta. Allora, praticamente abbiamo due ospiti eccezionali stasera. Dalla Svezia. Ci sono nascosti. Dall'Honduras. Guarda, una sta spiando. Una sta spiando. Dall'Anduia. Una sta spiando. Ah, ecco. Ed ecco con noi. Sapete chi è l'altro? L'altro chi è? Capabianca. Ciao. Siamo sempre i soliti scoppiati. Giuseppe Pievo, io dico Pievo perché ce la R. Ogni Pievo. Nome con la R e a me è moscia. Mi piace la R moscia. Sì, è moscia, tutta moscia, mi piace. Mi piace moscia. Allora, curioso. Qui ci sono dei piselli. Qui delle fave. Delle fave. Guarda, beh, un tarallini. Erano due. Aspettati, non vi imboccate. No. Niente, non delle pizze. Dopo mesi e mesi che non ci vediamo, perché lui trascura il suo amico, il fidanzato, l'amante. Lui è un grande amico mio, Piero. È vero? Sì, sì. Lo giuro, sono piccino. Sono piccino. E tu invece? Io sto qua con la mia. Che se mi trascura l'ammazzo. No, no, è bene. Quando te ne dirige giù, quando te ne dirige. Lo so, lo so, immagino. No. Io la riprendo con... Qui c'è la nostra cameriera, buonasera. Che sera. Voglio arrivare. Guardi la cameriera. La pizza l'altra volta. Ti guardi la torta? Che lo sta bruciando. Ci vado un po' in testa, siccome mi fa. Bello. Domani a casa. Piero non vuole più tornare a lavoro. A lavoro. Rimanere a casa. Se le inventa tutte. Ah, mi fa male il dito perché ho schiacciato troppo con.
Beh ragazzi, beh, ci vediamo vediamo dopo, dai. Dai. Ciao, a dopo. Ciao. No, a dopo quando? Ciao. Quando mangiamo la pizza? Dopo. Con le patane. No, dammi la... Oh, guarda, guarda, mi sta riempiendo. Verso, perché... Oh. La Fanta. Vai, ci brindiamo, dai. Brindiamo? Col dito quando è col plastica. Dito. Vai, oh no, guardate, guardate le quattro dita che sono Crassano. Ancora, Piero, tutti a Pulsano, tutti a Pulsano. Forever. Ragazzi, dobbiamo andare via da casa. Si dice? Babbucchi e me. No. Da ricarica, vero? Niente, stiamo trovando un villino a Pulsano. Basta. Non vi diciamo altro. Ciao. Ciao. Bugia, bella bugia. Già ne ho usato 3-2 l'altra volta. No, è carino perché guarda, ci sono se... quelle con le tarallini disegnati. Beh. Qua ci sono le cose degli olivi, vedi? Che ciupi. Vabbè. Ciao. Allora, ragazzi, le pizze sono arrivate. Questa qui è una pizza con pomodorini, salsiccia fresca, grana. E, vabbè, c'era il mais, però il mais... Poi sembrava male, quando vado in bagno si vede il mais. In una mega pizza la tua. Una mega pizza. Ah, qua un pezzo. No. Ma è un pezzo. No, è una mega pizza. Un pezzo di questa. No. Di quella no, perché no, c'è la panna, se no me la sarei presa anche io la parmigiana. No, amo, fai tu. No, è un pezzo piccolo però. Sì, è un pezzo piccolo, non si può dire. No, se no questa non me la mangio. Lucia, vuoi questo un pezzo piccolo? Poi, te cosa hai preso? Io crudo, grana e rucola. Vai. Ho preso la parmigiana. Una bella parmigiana. Dietetica, però qua panna da su. Io ho funghi che... misti con rucola. È proprio wow. Questo piccolo io. Dagli la salsiccia. No, la salsiccia. No, però la salsiccia metti là. Sì, vuoi la salsiccia? Vabbè, dopo il video. Te lo perché? Che no, cosa? Cos'è sporco? Allora ragazzi. No, dai che ci vedono anche i bambini. Ah, ci vedono i bambini. No. Ci sei. Abbiamo una. Bimbi a nanna. Ora non potete vedere. Attappatevi le orecchie, dai. Allora andate a tappate, dai. No. Posso? No. Vai, dai. E vi lascio con questa bella immagine. Dammi anche. Niente ragazzi, stavo parlando, no? Che ho preso un gelato lì. C'è un po' disgustati. Sì. Ci sentiamo alla bocca dolciastra. Vedi la batteria? Ok, cacchio. Ci sentiamo alla bocca dolciastra. E lui ha detto una nausea in fronte. Sì, è una cosa qui che ti senti strano. Perché? Tutto questo perché? Una gelateria erano. I gelati erano quasi tutti finiti. L'unico vino era il fior di latte. Quindi di conseguenza, siccome c'era anche gente prima di noi, la scelta erano due gusti, no? Dovevamo scegliere nelcuno. Quindi la scelta si è optata sul fior di latte. Cioè, una scelta obbligata praticamente. Quindi. Boh. Un po' bruttina. Guardate lì, forse è meglio. Guardate, si mette qui dietro la porta. Ma non fare quella faccia, che meglio inquadrare Lilli. E niente. Niente, comunque c'è nauseato quel gelato, sì. Sì, è proprio boh. Sento strana. La però. Pizza era buona, anche se l'ho lasciata un triangolo. Un po' più di un triangolo, sì. Oh, ma poi ripeto. No, è stato tutto così di fretta, perché dai. È stato tutto così di fretta, perché subito, quasi subito dopo il gelato, inquadro lui così lui rimane sveglio. Anche se parlo io, inquadro te, così tu rimani sveglio. Sì. Perché sennò nel momento in cui giro Mi dorme. Niente, dicevo, guarda i piedi. No. Perché quasi subito dopo il gelato siamo presi la pizza, no? Allora, mentre stavamo mangiando le patatine c'è già arrivata la pizza e quindi è stata una cosa dietro l'altra. Sì. Perché stiamo mangiando ancora la pizza, l'ultimo trancio di pizza e niente, ci hanno portato il dolce che non l'ho mangiato, però poi alla fine sembrava che ci stavano, non ci stavano cacciando, perché dopo che abbiamo finito di mangiare
ci hanno fatto aspettare per il conto. Però questa sì, alla fine ci hanno fatto aspettare un bel po' per il conto, ci hanno fatto digerire. Questa fretta. Però non ci hanno fatto mangiare con la calma. No. Digerire, ci hanno fatto digerire. Sì, in effetti lui dopo che ha finito di mangiare tutto, che stavamo chiedendo il conto, cioè avevamo già chiesto il conto, lo stavamo aspettando, erano rimaste due patatine sul tavolo, nel piatto. Ma no, c'erano già muffite. E lui ha detto, si è optato per mangiare la patatina. E com'era la patatina? Era callosa in bocca. Allora, lo sputava subito. Ha detto, ma no, che... Ma vedete quando lasciate le patatine, quelle fritte, no? Il giorno dopo in frigorifero o nel fornetto, che diventano... Così, Ugo, già, così. Già. Vuol dire che non erano fresche. Non erano fresche. Non erano proprio buone, anche appena... No, vabbè, dai. No, no. Vabbè, erano quelle surgelate, si sentivano, Babbo, ragazzi. Vabbè, ragazzi, detto questo, detto la nostra... Però per il resto vuol dire una serata tranquilla. Dai, sei fermo con i piedi. Piedi. E basta. No, quell'altro non si vede. Appunto, non si vede. No, si vede, te. Non si vede. E comunque, tutto sommato, abbiamo passato una bella serata con Giuseppe Evo. Non si vede, piede, che c'è questo. Falli vedere. No. Detto questo, abbiamo comunque passato una bella serata con Giuseppe Evo. Ah, domani devo far vedere un'altra cosa ai amici nostri. Ecco. Domani, va bene. Ecco. Domani, ora non posso perché sta in cucina questa cosa, poi faccio vedere. Ma ragazzi, commentate, iscrivetevi, condividete, iscrivetevi ancora. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Aperto mancini. Ciao.